Io questa cosa la so da quando avevo 17 anni, me lo disse mia madre, e non è trapelata da me. Non sono io che ho voluto essere qui oggi, mi sono ritrovata costretta. Vorrei dire immediatamente che alcuni titoli non mi sono piaciuti, perché io non dirò e non direi mai che Riccardo non è mio padre, assolutamente mio padre a tutti gli effetti. L'altro giorno, quando ero da te con i cagnolini, sì, stavo venendo da te, poco prima di arrivare mi arriva una telefonata di un giornalista, di un famoso giornale qui in Italia, che mi dice: ci è arrivata questa notizia, non sappiamo se è vera, se non è vera, ne vuoi parlare? E io gli ho detto subito: ma scusami, da chi vi è arrivata questa notizia? No, non possiamo dirlo, giustamente, non possono dirlo. Ma lo sapevano quattro persone in croce. Pochissime persone sapevano questa cosa. Quindi io posso presupporre chi l'abbia fatta trapelare, chi voleva magari ferirmi facendo uscire questa notizia. Tu hai un'idea di chi abbia detto questa cosa? Se certo che ho un'idea, Barbara, però non vengo qui senza prove ad accusare le persone come hanno fatto altre persone magari con me. Se avrò una prova e lo scoprirò, sarai la prima a cui lo dirò, anche perché io lo scoprirò, lo voglio scoprire, perché è una cosa, un colpo basso di quelli schifosi che magari volevano, non lo so, sminuire la memoria di mio padre, il mio rapporto con mio padre, ma non ci riusciranno assolutamente. Perché...